trattamento di capelli ben eseguito si ha quando si raggiunge un'attaccatura naturale e una corretta densità dei capelli. Parliamo dell'autotrapianto insieme al dottor Marco Ruggero, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Ben trovato Marco. Allora, innanzitutto, questo tipo di intervento è adatto a tutti i pazienti? No, Adele, non tutti i pazienti possono sottoporsi all'autotrapianto, o meglio, non è indicato per tutti. È comunque un intervento chirurgico, in quanto tale ha delle indicazioni ben precise. Ci sono alcuni casi di calvizie che rispondono bene alla terapia farmacologica e quindi prima di arrivare all'intervento chirurgico è giusto sottoporsi a dei trattamenti medici, che possono essere trattamenti farmacologici, galenici, oppure trattamenti di tipo rigenerativo, quale ad esempio il PRP, il plasma ricco in piastrine. Ci sono due tecniche, la FUT e la FUE. Quali sono le differenze e come si esegue l'intervento? Sì, sono due le tecniche, e entrambi sono interventi chirurgici che vanno eseguiti in sala operatoria con la presenza di un anestesista e con personale specializzato, e in questo caso personale di tipo infermieristico, in grado di preparare i capelli che il chirurgo gli fornisce. E le due tecniche si differiscono per il fatto che la prima, cioè la FUT o strip, prevede il prelievo di una losanga di cute dal cuoio capelluto della regione nucale. È una tecnica che comporta una cicatrice molto lunga ma comunque molto molto sottile, che viene ben nascosta dai capelli circostanti. Questa tecnica ci garantisce una buona, in relazione anche alla densità comunque dei capelli presenti nell'area lunatrice, ci garantisce un gran numero di capelli. L'altra tecnica invece è la FUE, che prevede il prelievo di ogni singola unità follicolare, che poi viene, una volta prelevata, viene preparata e reinserita appunto nell'area ricevente. In questo caso non è presente una lunga cicatrice, sono presenti tante piccole aree di diradamento comunque dovute al prelievo del follicolo. Dopo il trapianto, soprattutto tra la seconda e la sesta settimana, può succedere che cadano i capelli. È una cosa normale? Sì, è una cosa normale il fatto che i capelli innestati subiscono comunque uno shock durante l'intervento chirurgico, quindi tendono a cadere per poi ricrescere comunque nei 3 mesi successivi. C'è una buona percentuale della riuscita dell'intervento? In relazione alla giusta indicazione, sì, c'è una buona riuscita, cioè per buona riuscita si intende un buon numero di capelli per centimetro quadro, quindi una buona densità, e la conservazione di una buona, ridisegnare una buona prima linea. E in questo caso sì, c'è un ottimo risultato. Marco, ti ringrazio, sei stato chiarissimo anche nella spiegazione di questo trattamento e affidati al professionista qualificato.